La nostra azienda si chiama La Ciavranda e io e mio fratello l'abbiamo rilevata nel 2004. Un'azienda diciamo un po' polivalente, perché abbiamo una parte di attività agricola legata all'allevamento bovino e alla trasformazione di formaggi, un'altra parte invece più vegetale riguarda le coltivazioni di ortaggi, piccoli frutti, e poi c'è sicuramente il vigneto, che è una parte importante della nostra attività agricola. La nostra azienda, con mia sorella, abbiamo un centro aziendale a Pomaretto, dove è il cuore dell'azienda, e poi abbiamo la parte d'alpeggio, dove veniamo su da maggio a ottobre con le vacche, e abbiamo la pratica d'alpeggio, in particolare fieno e poi le patate, nell'ambito delle patate di montagna. Come animale abbiamo una sessantina di animali, e poi abbiamo anche un po' di capre, produciamo anche un po' di formaggio di capra, i maiali che si servono per far andare, come dire, gli scarti, il siero, e le patate, mele, così, che vengono poi riutilizzati in agriturismo. Le attività che svolgiamo come agriturismo sono la ristorazione e la pensione, e questo ci permette di far conoscere i nostri prodotti al consumatore, ai clienti che vengono a visitarci, e ci permette di avvicinarli quindi al prodotto e alla nostra attività. Abbiamo voluto, per scelta nostra, portare avanti la viticoltura e il vigneto di famiglia che i nostri genitori, i nostri nonni avevano a loro tempo. Sicuramente il lavoro che richiede, l'impegno che richiede il vigneto è un impegno importante, perché è totalmente sviluppato su dei terrazzamenti. Noi in dialetto li chiamiamo i bari, sono dei terrazzamenti su dei muretti a secco, sono ancora i muretti che c'erano 80 anni fa. L'unica cosa che cerchiamo di fare è chiaramente di mantenerli, di fare la manutenzione, però non è raggiungibile da dei mezzi, per cui una volta che lo si avvicina tutto il lavoro va fatto manualmente o comunque a piedi. D'inverno, quando sono giù con gli animali, allora gli animali sono in stalla, quindi da gennaio fino a marzo dobbiamo coltivare la vigna e metterla a posto, si fa potatura, tutti i lavori inerenti alla vigna di montagna, rifare muretti a secco, portare le tame, legare i tralci, insomma. D'estate è più laboriosa, perché quando sei qua in alpeggio poi di notte o la sera tardi o il mattino presto devi partire, andare giù, fare i trattamenti, le ore più strane della giornata, perché devi farle col fresco. Noi i trattamenti comunque, rispetto, parliamo delle zone evitate, ne fai poi un 4 o 5, giù ne faranno 20, perché essendo già in montagna è un clima più asciutto e hai la sfortuna di essere un po' fuori dal mondo, però è il beneficio che l'ambiente è più sano. penso che quello che ci spinge a mantenere il vigneto nonostante tutto sia sicuramente un legame affettivo per le tradizioni, per chi ci ha preceduto, per il lavoro immenso che hanno fatto per rendere coltivabile dei terreni scoscesi, così ripidi, e quindi c'è questo legame verso il passato e questa voglia comunque di farlo conoscere. Qui, calò perforà. Freccio.